Il Sulmona Rugby ha anticipato quest'anno al mese di giugno il tradizionale appuntamento con la Notte Ovale. L'evento si è svolto lo scorso sabato al campo da rugby in località Incoronata ed ha visto confrontarsi nel pomeriggio le squadre Old ed in serata i giocatori del Sulmone della Tessa che nell'ultima stagione sportiva hanno costituito un'unica squadra con i Peligni che sono entrati a far parte del club atessano riuscendo ad arrivare alla conquista del terzo posto nella Serie C regionale. Un risultato grandioso per la Tessa che ha raggiunto per la prima volta il traguardo dei playoff grazie al contributo dei sulmonesi, per quel che può essere definito un matrimonio perfetto. Il presidente della Tessa, Mirko Cinalli. Noi della Tessa Rugby ci sentiamo facente parte del Sulmona. Penso che anche per loro sia la stessa cosa. La partecipazione della Tessa alla Notte Ovale di Sulmona ha voluto dimostrare l'importante collaborazione tra le due realtà che continuerà anche nel prossimo campionato. Questa serata è il modo per festeggiare il sigillo per una stagione che è stata subliminale per noi, perché comunque abbiamo raggiunto il terzo posto, però ovviamente tutto questo con la collaborazione del Sulmona è stato possibile, quindi noi siamo onorati di essere qui questa sera. Più o meno sono 7-8 anni che noi calchiamo il palcoscenico del rugby e finalmente l'anno scorso abbiamo cominciato ad avere qualche soddisfazione in più grazie a questo sodalizio che si è creato. Quella di sabato è stata una piacevole giornata di sport, apertasi con le squadre Old che, nonostante la defezione del Pescara Rugby che aveva comunicato l'assenza il giorno prima, ha visto confrontarsi la locale squadra della Sulmona Gufi contro il Colleferro Escort Rugby. Il Colleferro è stata una bella partita, giocatori anche di più alto livello, anche più allenati di noi, loro sono anche divertiti, anche se il risultato è stato abbastanza pesante per contro di noi. Però la serata devo dire che è uscita bene, contrariamente a quella dell'anno scorso. Mi ritorno l'anno scorso. L'anno scorso, la Notte Ovale, i giocatori del Sulmona ci hanno floppato, poi hanno creato un casino perché non c'era la squadra. Ancora oggi i dissidenti non sono venuti. Però abbiamo visto che c'eravamo 30 ragazzi in campo, 15 di Atessa, 15 Sulmona, vuol dire che il progetto che stiamo portando avanti su Sulmona Tessa è valido. Anche una giornata per ricordare Franco Bonitati. Sì, abbiamo fatto un ricordo a Franco, anche se non era del Sulmona Rugby, faceva parte di un'altra società, però nemici sul campo ma amici nella vita. Ci sembrava giusto fare questo ricordo, anche se qualcuno ha criticato questa cosa, ma la cosa non ci interessa. In serata sono stati aperti gli stand gastronomici ad allietare i presenti la band musicale del talentuoso cantautore di Prato La Peligna, Marco Formichetti. La Notte Ovale è stata inoltre l'occasione per i dirigenti del rugby sulmonese per tracciare il bilancio delle attività e per pensare al futuro. Il rugby quest'anno ha fatto la Serie C 18, la Serie C con la Tessa e la 18 con Sulmona. L'anno prossimo ormai l'obiettivo è diverso, fare la Serie C, fare la 18, fare una 14 e portare avanti quello che è il discorso mini-rugby.